Buonasera, questo video per fare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana. Oggi giovedì 20 luglio, sono le ore 22:30, quindi i mercati azionari sono chiusi e i mercati future, alcuni sono chiusi, altri stanno per chiudere come quelli americani. Partirei come al solito dall'analisi della borsa italiana, dal nostro future FTSE MIB che si sta ben comportando, è in trend rialzista, è al di sopra di tutti i principali indicatori che solitamente utilizzo come il Parabolic SAR, la media mobile a 25 e l'indicatore super trend. È chiaro però che dal punto di vista prettamente grafico trova una evidente resistenza sul livello 29.000. Siamo ovviamente molto soddisfatti del fatto che il nostro future abbia quasi raggiunto questa soglia, però è chiaro che la sta da ormai 5-6 sedute semplicemente sfiorando, avvicinandosi per poi avere qualche giornata negativa. Rimaniamo fondamentalmente imbrigliati fra un 28.750 e quasi 29.000. È chiaro che è una fase di consolidamento, una fase di congestione, non si sente questo mercato ancora pronto per superare questa importante resistenza, però è anche evidente che non viene completamente respinto, se no avremmo già avuto una o due giornate fortemente negative. Diciamo che è una situazione di stallo, credo che ci sia comunque di fondo positività sul mercato. Bisognerà attendere e portare pazienza perché credo che il livello 29.000 verrà presto superato al rialzo. Quindi una operatività che a mio parere sul future FTSE MIB in questo momento sarebbe da sospendere. È un mercato che non ha voglia di scendere assolutamente, però non ha ancora la forza di salire. Quindi probabilmente è meglio rivolgersi per quanto riguarda l'operatività a altri mercati che sono più direzionali, che hanno un maggior trend più chiaro, più nitido, più evidente. Qui siamo in fase di stallo, vicino a questa resistenza, il mercato non si muove, per cui diventa molto difficile operare anche purtroppo nell'intraday. La stessa problematica è abbastanza evidente sul Future DAX, che ha completato una sorta di configurazione a V tra la discesa di inizio luglio e il successivo recupero di metà luglio, però è qui sempre fermo anche qui da sei sedute attorno al livello 16.250. Non scende e non sale. C'è una, a mio parere, positività di fondo perché siamo anche in questo caso al di sopra di tutti gli indicatori che solitamente guardo. Siamo, come anche evidente graficamente, anche se di poco, appoggiati, e qui è ben chiaro, sulla media mobile a 25, quella indicata in verde, che tra l'altro è orizzontale, quindi funge da supporto. Anche qui il mercato non è interessante dal punto di vista operativo, perché o saliamo sopra il 16.350 e quindi superiamo la prima resistenza più importante e continuiamo ad andare a rialzo per dirigerci verso 16.500, altrimenti c'è da monitorare con attenzione questa media mobile a 25, che qualora dovesse essere violata a ribasso, potrebbe riportare i prezzi verso l'indicatore super trend, verso il 16.000, ma anche più sotto, 15.875. Quindi anche qui fase di stallo, come ho definito prima, mercato che non si muove, è sostenuto, i supporti stanno tenendo, ma non con quella forza da dare una spinta per andare al rialzo. Quindi anche qui direi che dal punto di vista operativo, sia nel multi-day che nell'intraday, c'è poco da fare e risulta essere poco interessante.
Discorso invece completamente diverso per quanto riguarda l'America, per dare uno sguardo a quello che succede oltreoceano a Wall Street, qui con lo Standard & Poor's 500, qui il mercato invece è assolutamente direzionale, una direzionalità al rialzo che nonostante la seduta di oggi negativa, ma oserei dire assolutamente prevedibile. E anche volendo auspicabile, parliamo comunque di un mercato che ha raggiunto ancora una resistenza importante ed un livello superiore, esattamente quello che avevo indicato nell'analisi della scorsa settimana, che si è rivelato assolutamente corretta. Eravamo a 4.550, avevo detto, basta vedere la registrazione, che saremmo arrivati a 4.600. Ci siamo arrivati, ovviamente anche qui, come ogni volta che si incontra una resistenza, non si può avere l'ambizione di pensare che venga superata anche questa subito al primo colpo. C'è sempre un piccolo respingimento, c'è sempre un piccolo ritracciamento per poi eventualmente essere superata successivamente. Quindi ecco qui il mercato ha raggiunto un suo target è rialzista molto importante. Ricordo che il massimo storico sullo Standard & Poor's 500 realizzato a gennaio del 2022, quindi un anno e mezzo fa, è a 4.800, ancora lontano, ma non così lontanissimo. Quindi mercato a rialzo, mercato forte. Subirà, credo, purtroppo ancora, oltre a quella di oggi, ancora qualche seduta di ritracciamento, probabilmente andrà a toccare ancora una volta i 4.550 per poi continuare al rialzo. Ma il fatto che abbia raggiunto, si mantenga vicino al 4.600, credo che sia comunque un grande successo e un aspetto molto positivo. Infine, passando alle commodities, infine nel senso finito l'azionario, passiamo ad altri asset. Il primo di diverso che andrei a analizzare è il petrolio, il crude oil WTI, con un mercato che è abbastanza indecifrabile, anche se a mio parere rimane impostato positivamente. Ero convinto che il breakout fatto settimana scorsa sul livello 75, che era un breakout anche dell'indicatore super trend, potesse portare i prezzi anche abbastanza velocemente a quota 80, non è avvenuto, si è fermato a 77 e ha avuto un ritracciamento. Ma io penso e continuo a pensare che rimanga ancora un semplice ritracciamento. Le quotazioni rimangono sempre nell'intorno di 75, sono al di sopra di tutti gli indicatori. Forse è una fase di indecisione e di storno, ma comunque è sempre all'interno di un evidente trend rialzista. Quindi credo che il petrolio continuerà, magari non subito, non nelle prossime sedute, forse neanche nelle prossime settimane, ma nelle prossime ancora, invece continuerà lentamente a salire per andare verso il livello 80. Perlomeno la spinta di fondo appare proprio quella. Di sicuro non è il caso di mettersi in posizione short sul petrolio, perché c'è da farsi inutilmente del male, o niente, perché siamo in fase di indecisione per chi è più prudente, ma comunque per chi invece è più aggressivo ed è convinto come me della struttura rialzista del mercato, comprare anche adesso a 75, secondo me non è sbagliato, in un'ottica diciamo di tra virgolette lungo termine, nel senso che portando pazienza qualche settimana, quello è il lungo termine a cui mi riferisco, si possa raggiungere quota 80 dollari al barile. Riguardo invece l'oro, il gold, anche qui l'analisi effettuata la scorsa settimana si è rivelata corretta.
L'indicatore supertrend che fungeva da resistenza nell'intorno dei 1975 dollari l'oncia è stato superato al rialzo con una seduta martedì decisamente forte, rialzista, una bella candela verde, indice appunto di grande volontà del mercato di andare al rialzo. Nelle ultime due sedute sta ritracciando, normale, giusto. Credo che continuerà a ritracciare ancora un po' per tentare di avvicinarsi al supporto, a mio parere, presente sul livello 1950, ma poi il mercato dovrebbe ricominciare a salire, perché questo breakout del super trend è qualcosa di davvero importante, per poi ricominciare a salire e tentare di raggiungere questa fatidica soglia psicologica dei 2000 dollari al barile. Quindi nel breve, brevissimo, forse ancora un po' di negatività, ma poi dovrebbe riprendere anche con qualche giornata sorprendentemente rialzista, il mercato dovrebbe continuare a salire e raggiungere finalmente ancora una volta questa soglia dei 2000, che è un po' la chimera attorno alla quale ruotiamo tutti noi trader. Infine, uno sguardo al mercato valutario, al principe dei cross, all'euro-dollaro. Anche qui l'analisi della scorsa settimana ha centrato l'obiettivo. Avevamo detto che il mercato era salito troppo velocemente, con quelle lunghe candele verdi che sono evidenti nella metà di luglio, e che lui per 5-6 sedute è rimasto praticamente fermo, laterale, in congestione, anche con un trading range molto ridotto in prossimità di 1,1250, che anche col senno di poi, ma si vedeva anche prima, però col senno di poi ancora più evidente, era una resistenza. E resistenza che ha respinto i prezzi un giorno con una certa negatività, il giorno dopo con una negatività più spiccata, e fino ad oggi, con invece la giornata di oggi, con una negatività dove sono entrati sul mercato in modo pesante i venditori. Anche qui questa negatività dovrebbe continuare fino al raggiungimento dell'indicatore super trend che transita sul livello 1,1080, quindi c'è ancora non molto, ma un po' di spazio per scendere e trarne profitto per mettersi in posizione short, e poi vedremo il mercato, quando raggiungerà super trend, come si comporterà nei confronti di questo supporto. Probabilmente vi sarà un piccolo rimbalzo, forse una piccola congestione, forse lo lavorerà, ma poi alla fine dei conti dovrebbe rimanere sempre lì attorno a 1,1080, 1,11, quindi anche perché il ritracciamento ormai, quello che doveva esserci, buona parte c'è già stato. Quindi abbiamo come punto di riferimento al rialzo 1,1250, che è per il futuro la prossima resistenza da andare a superare per raggiungere, entro la fine dell'anno, se sarà quello che molte banche d'affari americane avevano stimato nell'outlook 2023 sul fine dello scorso anno, cioè un euro-dollaro a 1,15. Però bisogna ripassare per 1,1250, superarlo e continuare a tirare dritto. Quindi tempo ce n'è, perché abbiamo ancora 5 mesi davanti. Vedremo poi se queste banche d'affari avranno avuto ragione, ma visto il movimento così anche degli ultimi mesi, abbastanza repentino, volatile, direzionale dell'euro-dollaro, beh, tutto sommato non è poi un'idea così campata in aria. Però io, al di là dei report delle banche d'affari, preferisco guardare i grafici, e il grafico mi dice: attenzione, il primo step è 1,1250, mentre nel brevissimo è la tenuta del supporto a 1,1080.
Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento all'analisi della prossima settimana e come al solito vi auguro buon trading.